la ricerca del futuro e il futuro della ricerca. Questo è il messaggio di quest'anno che abbiamo scelto per attualizzare un progetto che è sfidante, Ritorno al futuro, il titolo che abbiamo dato all'intervento che è stato selezionato dalla Commissione europea per la celebrazione della Notte europea dei ricercatori. Con la DeLorean che è qui stasera con noi possiamo decidere se premere l'acceleratore sul passato e quindi tornare indietro senza investire in cultura e ricerca, oppure premere l'acceleratore verso il futuro e quindi garantirci il progresso. Noi puntiamo ad aumentare la consapevolezza dei cittadini sull'importanza della ricerca. Bisogna uscire dai centri di ricerca, dalle università, dalle aziende per coinvolgere direttamente la società civile e far comprendere che effettivamente senza investimenti in ricerca non c'è nessuna speranza di poter progredire. Questo è un paese dove bisogna assolutamente investire in ricerca. La scienza ha sempre lavorato per la salute dei nostri cittadini. Le innovazioni in campo medico di questi ultimi 50 anni hanno portato un risultato assolutamente misurabile, che è l'allungamento della vita dei nostri cittadini, quindi è la qualità della vita dei cittadini. Ormai tante malattie che erano incurabili pochi anni fa, oggi fortunatamente le annoveriamo fra le malattie croniche, quelle che comunque possiamo gestire e portare avanti con una qualità della vita ottima. Quindi tutto questo è tutto merito di chi ci mette passione, di chi ci mette conoscenza, di chi ci mette la curiosità. E quindi arriva che la ricerca esca dal laboratorio, il ricercatore esca dal laboratorio e vada nelle piazze come questa settimana, che è voluta dalla comunità europea, e perché portare cultura scientifica tra la popolazione porta anche consapevolezza di quello che il mondo dello studio, dell'approfondimento fa in favore dei cittadini, in favore della popolazione.